via da più secondo signatura con il segretario Mario Alberto. Comini, presente. Fracassi, presente. Bianchini, Martini, Bagli, Rinaldi, Cristiani, Castagna. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Grazie signor Presidente, prendo la parola per dare comunicazione circa la mia decisione che ho già formalizzato per iscritto all'ufficio consiglio, alla segreteria generale. Dalla data odierna comunico di aderire al gruppo Misto abbandonando e lasciando il gruppo di Forza Italia. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Propongo per quanto riguarda il punto europeo del giorno, l'elezione del Presidente, la candidatura alla presidenza di questo Consiglio Comunale del collega consigliere Nicola Libertà. Grazie. Cedo la parola al consigliere Fatti. Innanzitutto vorrei rivolgere un saluto al Sindaco, alla Giunta, a tutti i consiglieri e ai cittadini presenti. Perché questa è sempre un'occasione di democrazia e le occasioni di democrazia non devono andare perdute. Forse non tutti sanno, non sanno soltanto quelli, alcuni dei banchi di qui, alcuni dei banchi di là, che sono qui dal 1996 e forse i capelli bianchi testimoniano in questo senso. Tranne la parentesi di 9 anni come presidente del Teatro Fraschini, che è la parte più felice della mia esperienza politica dal 1996 in poi, anche se ovviamente non dimentico di essere stato presidente di questo Consiglio Comunale nella consigliatura precedente, mi permetto di dire, insieme al vicepresidente Melania Lanave, entrambi eletti all'unanimità. Rispetto alla proposta del consigliere Mura, a titolo personale ho il massimo rispetto e la massima fiducia nei confronti del consigliere Giunta, con cui ho avuto modo di lavorare nella scorsa consigliatura. Ho mandato da parte dei gruppi di opposizione, di minoranza, come preferite, di dire che sulla candidatura proposta noi voteremo positivamente. Vorrei sottolineare soltanto che proprio per questa ragione, proprio per avvalorare la forza della democrazia e il rispetto dell'avversario, noi proporremo alla vicepresidenza un candidato che è stato indicato da tutti i gruppi di minoranza, e cioè il consigliere Angela Gregorini, e ci auguriamo che il consenso per entrambi sia il più ampio possibile, nel rispetto ovviamente dei limiti che ci sono stati indicati anche dalla delibera che abbiamo approvato precedentemente. Credo che se cominciamo con questo equilibrio e con questo reciproco rispetto, cominciamo bene. Grazie. Monchi.
Prima di procedere alla votazione per la vicepresidenza, volevo dire due parole. Innanzitutto dei ringraziamenti. Ringrazio ovviamente i miei colleghi consiglieri che all'unanimità hanno espresso il mio nome. Ringrazio la cittadinanza qui presente che, devo dire, non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Ringrazio ovviamente anche i cittadini che non ci sono ma che ci hanno permesso di essere qui oggi. Aggiungo un piccolo ringraziamento per i miei colleghi di Pavia Prima che hanno fatto questo percorso con me, che appunto prima che colleghi sono amici e persone straordinarie, quindi io ci tengo a ringraziare. Vorrei passare poi agli auguri. Auguro a questa giunta e a questo sindaco di poter lavorare sempre con il supporto di questo consiglio comunale. Invito questa giunta e il sindaco Fracassi a non dimenticare i consiglieri comunali, che sono coloro che sono stati legittimati dal voto popolare a sedere qui e a portare le istanze della cittadinanza pavese in seno a questa assemblea. Auguro poi sempre al sindaco e alla giunta, qui faccio mie le parole e il pensiero di uno scrittore che è americano, che si chiama Simon Sinek, che è uno scrittore americano che ha analizzato la vita che svolgono le forze armate americane e ha analizzato il loro essere gruppo. E io dico che per essere gruppo sindaco serve la fiducia e la collaborazione di tutti, perché ricordatevi che un gruppo non è tale perché viene calato dall'alto, ma è tale perché si comporta da tale. E per la formazione di un gruppo, di una squadra che lavori
in maniera efficiente è necessario il leader, caro sindaco, il leader che, come dice il libro di Simon Sinek, ovvero Ultimo viene il leader che di questa amministrazione e di questo consiglio deve venire per primo, ovviamente come primo cittadino, ma anche per ultimo. Deve chiudere le fila e aprire le fila di quella che è l'azione amministrativa di tutta la Giunta e del Consiglio Comunale. In ultimo vorrei dire che, a mio parere, per svolgere questo ruolo è necessario amare la propria città e io amo profondamente la mia città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
legislatura e condivido completamente lo spirito che il consigliere Mura diceva di adottare nella legislatura che ci aspetta. In modo particolare ritengo che lo spirito collaborativo debba essere appunto esercitato proprio nell'interesse delle istituzioni e il mio ruolo lo svolgerò esattamente in questi termini. Sarà un piacere poi lavorare con Nicola Nitta, che conosco e stimo molto. Quindi vi ringrazio ancora tutti quanti e auguro buon lavoro a Sindaco, la Giunta e a tutti i consiglieri. Grazie. Comunali, assessori. Vorrei iniziare il mio intervento partendo da una dichiarazione di intenti. Penso che questa sera, a dimostrazione, ci sia partito con il piede giusto, nel senso che per quanto riguarda le varie nomine, in modo corretto, reale, si è arrivata alla definizione per quanto riguardava presidenti, vicepresidenti e le varie nomine di cui abbiamo parlato. Quando ho accettato, prima della campagna elettorale, di partecipare alla competizione per la carica di sindaco, l'ho fatto con un orgoglio, l'ho fatto con voglia, per un semplicissimo motivo: l'amore che ho per questa città. Io sono entrato nel Consiglio Comunale anche un po' con emozione, ci entrai nel lontano 93, quindi prima ancora di Sacri, penso a questo punto di essere, guardo in giro, sicuramente sono consigliere, consigliere anziano per quanto riguardava questo contesto, e quindi dalla prima consigliatura di Vida la Lega al suo tempo vittorioso da solo contro tutte le altre forze politiche, e vedeva come sindaco i professori erano come pazzi. È passato parecchio tempo, l'esperienza penso di averne maturata in vari campi, in vari settori, in vari enti. In conseguenza questo è stato sicuramente un passaggio decisamente importante per quanto riguarda la mia formazione, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, ma anche per quanto riguarda naturalmente il mondo della politica. Quello che mi interessa, quello che vorrei fare, è risvegliare l'orgoglio in questa città. L'orgoglio di essere pavesi, è una città importante, di questo noi dobbiamo andare fieri. Pavia è una città importante, è una città che bisogna far vivere, una città che deve tornare a vivere. Ci sono tante eccellenze, abbiamo l'università, abbiamo San Matteo, abbiamo tutto il polo sanitario, ma abbiamo anche naturalmente tutti i nostri concittadini. E i nostri concittadini dobbiamo, e chiedo naturalmente un aiuto di tutti, dobbiamo dare quel che loro si chiedono. Il 2019 è un anno importante, è un anno importante nel senso, è anche un momento importante per la storia di questa città. Abbiamo un nuovo sindaco, c'è un vescovo che recentemente si è insediato, avremo anche un nuovo prefetto, se nuovo, ma purtroppo ci lascerà a fine anno per andare in pensione, quindi un altro momento importante. Abbiamo presidenti e direttori per quanto riguarda gli enti ospedalieri. È un anno importante anche perché sono 500 anni che è morto una ricorrenza importante, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è stata la nostra città, il simbolo di una cultura, ha fatto un lavoro sicuramente importante. Qui fece le sue prime opere per il volo, qui studiò il progetto per la cupola dell'uomo e qui disegnò il regista. Qui si recò anche presso la facoltà di medicina per disegnare l'uomo pittorato. Prendo come spunto questo, e infatti stiamo discutendo anche tutta la cultura per far sì che si faccia un evento importante per ricordare questo uomo, che penso sia un uomo sicuramente più importante che questo mondo ha mai avuto nella storia, perché è talmente bravo in tutti i settori che tutti riconoscono l'eccellenza, la cura di eccellenza. Vorrei ricordare anche un altro uomo,
è stato un uomo importantissimo per questa città. Io sono stato sabato, devo dire che ringrazio la provincia pugliese per aver fatto questo tipo di operazione, a vedere le fotografie con un contrasto di due tipi di fotografie, uno di Marcella Milani sulla realtà attuale e l'altro di Chiorini, due maestri per quanto riguarda la fotografia. Da una parte abbiamo il crudo della realtà per quanto riguarda le aree dismesse, in particolar modo per quanto riguarda la Necchi, dall'altra parte sono la fotografia che era la buona e la vita per questa città che era la Necchi. La Necchi, e ne abbiamo parlato anche oggi durante il convegno che c'è stato per quanto riguarda gli industriali, da Riso Scotti, siamo presenti diversi consiglieri e anche assessori, una giornata sicuramente importante. Io vorrei ricordare Vittorio Necchi, che è stato un esempio per questa città, è stato un esempio a livello nazionale, persona lungimirante, molto lungimirante. Ma in questo periodo, quindi il 2019, stanno 100 anni, in cui lui fondò, cominciò a iniziare con la Necchi. Quindi un passaggio decisamente importante. Quest'uomo ha fatto qualcosa di decisamente importante, nel senso che ha fatto l'industria famiglia. Ha anticipato i tempi, a livello generale, per cui aveva lavorato anche per tutti i suoi dipendenti, creando asili, lavorando e creando sia per quanto riguarda il comparto femminile sia per quanto riguarda il comparto maschile e le squadre. Aveva creato case vacanza per i suoi dipendenti, era un uomo molto amato. In questa città fino ad ora non ha mai ricordato assolutamente niente. La mia intenzione è di parlare anche con l'associazione industriale, parlerò anche con le fondazioni, far sì che si possa fare qualcosa di importante, quindi un monumento per quest'uomo che è stato qualcosa di eccezionale per questa città. L'emozione è anche sentire parlare ancora con loro, e penso che tutte le famiglie di Pavia hanno avuto qualcuno all'interno di quella fabbrica che ricorda con grande amore, con grande rispetto quest'uomo che ha fatto qualcosa di importante. Purtroppo poi tutto si è chiuso con un altro imprenditore che era completamente l'opposto di quest'uomo, che ha distrutto completamente la fabbrica. Siamo passati da 6.000 dipendenti praticamente a zero, e c'era anche la possibilità naturalmente per salvare un certo numero di maestranze, perché i compressori avevano ancora qualcosa di importante da dire. Un uomo che si è distinto sempre perché è stato all'avanguardia, quindi conosciuto in tutto il mondo. E su questo proprio noi vogliamo partire, quindi non qualcosa come il risorgimento di questa città, che questa città si merita sicuramente qualcosa di importante. Per fare questa operazione, ad esempio anche quella di questa sera, io avrò bisogno della collaborazione di tutti, maggioranza e opposizione. Da parte mia, io sono sindaco di tutta la città, naturalmente accoglierò tutte quelle istanze. E dico, importante che possano arrivare da tutte le parti. I consiglieri sono naturalmente la forza, sono il collegamento diretto con la città e con questo io voglio lavorare tutti, indipendentemente che siano di maggioranza o di opposizione. La mia naturalmente è un'apertura a 360 gradi su tutto, anche perché la dimostrazione di quanto è stato mostrato stamattina dal professor Zatti, cosa che sapevamo anche, non posso accettare che questa città, che questa provincia sia una rovina, franco, proprio l'ultima ruota del carro per quanto riguarda Lombardia e non solo Lombardia. Questo mi dispiace sicuramente. Dobbiamo riportare tutti insieme, se lo vogliamo, naturalmente, la città al posto che si merita, a ripartire e a risalire tutti le insieme. E questo ho bisogno di farlo naturalmente con lui. Tante eccellenze ci sono in questa città, l'importante è cominciare a collaborare insieme tutti. Non è possibile che l'università viaggi da una parte, con il clinico dall'altra, con l'ospedale dall'altra ancora, e di conseguenza debba parlarsi insieme. Stiamo naturalmente inserendo, e ho già parlato naturalmente anche con un nuovo rettore, ho incontrato l'attuale rettore dell'università, ho incontrato il presidente e il direttore per quanto riguarda, come dicevo, il polo sanitario. Bisogna lavorare insieme,
bisogna vivere tutti insieme in questa città, bisogna naturalmente farla crescere, far sì che questa ritorni ad essere, non dico una delle città sotto l'aspetto industriale più importanti, ma che il lavoro sia qualcosa di importante, dobbiamo creare lavoro. Quindi la mia massima collaborazione c'è con tutti e sono sicuro che voglio fare da ponte, quindi unire, non dividere, naturalmente parlando con tutti, con la regione, con lo Stato italiano e anche naturalmente con le fondazioni e anche a livello europeo. Su questo cioè, dobbiamo giocare qualcosa di importante e dobbiamo farlo per la città tutta. Dobbiamo farlo per, non solo per noi stessi, ma per la città tutta. Questo ci viene in testa. Errori sono stati fatti, ma io non voglio guardare dietro, non voglio guardare al passato, voglio guardare a quello del discorso futuro. Per quanto riguarda il programma, noi l'abbiamo distribuito in tutta la città, il programma che poi penso che sia stato consegnato, è lo stesso che abbiamo consegnato in tutta la città, quindi i criteri sono quelli, le indicazioni sono quelle che noi vogliamo, che vogliamo dare. Lavoreremo quindi per la via, per riportare in alto una città come scriveva il centro Evangelini. Pavia è il più bel capitolo della Lombardia e in quanto ricorda l'arte si mangia tutte le città dei dintorni. Ricordiamoci oggi. Grazie. Teto News, l'essenza della notizia.